Non facciamo lavorare i mulattori perché non riusciamo a pagare la giornata al mulattore. Non facciamo lavorare i negozianti perché quando entri al negozio pesci con le buste giusto con quelle quattro cose, non te lo potes permettere. Niente latte versato nei blocchi lungo le principali direttrici dell'isola, ad eccezione del presidio al porto di Orbia. La protesta, calma solo in apparenza, si concentra nel nord dell'isola davanti al caseificio di Tiesi, dove i cancelli sono chiusi e i macchinari fermi perché senza latte non si produce formaggio. Credo che il danno economico fatto in Sardegna sia notevole, però alle volte bisogna anche accettare il grido di dolore della campagna e bisogna anche sapere condividere con loro queste situazioni. Il fronte dei pastori resta compatto, all'ombra di nessuna bandiera, sono soli tanto sui social a guidare gli spostamenti. I piedi sono ben saldi a terra, ma i pensieri sono puntati a quello che succederà domani quando a Cagliari arriverà il ministro Centinaio per riaprire le trattative interrotte 24 ore fa al Viminale. È un braccio di ferro serrato tra governo e regione dalla parte, che propongono 44 milioni di euro per ritirare le eccedenze, e allevatori dall'altra, che chiedono un euro per ogni litro di latte.